Buongiorno. Basta però, per favore. Abbiamo il piacere di avere con noi Anne Fontaine, la regista, come sapete, di Gemma Bovary. Il parle toujours. S'il vous plaît, per favore. Per favore. Faccio una domanda introduttiva. Il film si confronta con due altri testi, cioè il romanzo di Flaubert e poi il romanzo a fumetti da cui deriva. Come ha messo insieme le due cose? Come ha giocato sulle due? Si è rifatta di più alla seconda o ha tenuto anche molto presente la prima? Allora, on peut fermer la porte et... on peut fermer la porte ou pas? Chiudiamo la porta? Oui. En fait, donc, le roman graphique de Posy Simon est extrêmement précis, mais ce n'est pas un film, c'est vraiment des dessins et un texte littéraire où il n'y a pas d'incarnation humaine, en fait. Il n'y a pas la sensualité, il n'y a pas... Donc, en fait, j'ai été fidèle en étant infidèle. J'ai vraiment fait une transfiguration, une transposition cinématographique assez libre, mais qui, je crois, est proche du ton de Gemma Bovary. Un graphic novel è molto preciso, ma di fatto non è un film, sono dei disegni, dei fumetti che naturalmente hanno un riferimento preciso al testo letterario e sono essi stessi un testo letterario, ma non sono un'incarnazione umana, e dunque io ho dovuto trasporlo in un linguaggio cinematografico, essendo al tempo stesso fedele e non fedele, in modo da poterlo rendere con quest'altro linguaggio. E con Flaubert le cose come si sono messe? Comment? Avec Flaubert? Vous avez lu le roman de Flaubert? Ah bah oui, j'ai lu, oui. Quand j'étais petite, non, quand j'avais 16 ans, j'ai lu la première fois Madame Bovary, parce qu'en France, en première, c'est un livre qu'on est obligé d'étudier. Mais ce qui est marrant avec Madame Bovary, avec le roman, c'est que si on le lit à des âges différents, on n'a pas la même profondeur de perception. Et c'est vraiment un archétype féminin, universel, et qui reste entièrement moderne. Tout le monde a quelque chose en soi de Madame Bovary, je pense. Naturalmente Madame Bovary, come tutti gli studenti in Francia, l'ho letto in prima 6 anni, e la cosa singolare di questo romanzo è che a seconda dell'età che hai leggendolo hai una percezione diversa, perché di fatto Madame Bovary è un archetipo femminile universale e come tale sempre moderno. Ci sono domande? Una delle curiosità, tante curiosità del film, è che Emma Bovary è inglese. Gemma Bovary è inglese e Emma Bovary è un po' inglese anche lei, allora. No, sì, Emma Bovary che è un po' inglese, anche questo. E allora c'è una curiosità? Oui. Oui, sûrement, vous avez raison. Mais Gemma Bovary n'est pas Emma Bovary. Hein. Ouais. C'est le nom qui fétichise, que fétichise le boulanger. Si elle s'était appelée Elizabeth Simpson, je pense que rien de cette histoire n'aurait finalement été possible. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est drôle sur le destin, c'est que ces deux Anglais, Charles et Gemma Bovary, viennent s'installer là où Flaubert a écrit Madame Bovary. Mais même si on ne connaît pas Madame Bovary, je pense que ça n'a pas d'importance, parce que c'est au fond un homme qui pense que l'imaginaire est plus fort que la vie réelle. C'est ça qui est important dans le sujet et qui crée de la drôlerie et de l'originalité. Ma in realtà parliamo di Gemma Bovary, quindi della fantasia di questo fornaio che vede questa allusione nel nome di questa donna con la protagonista del romanzo di Flaubert. Se questa inglese si fosse chiamata Isabel Simpson, la storia
non avrebbe avuto luogo, ed è questo che è interessante e singolare. Questa coppia di inglesi si ritrovano nel luogo dove Flaubert scrisse Madame Bovary, ma è grazie alla fantasia del fornaio che ritiene che in qualche modo l'immaginazione sia più forte, più potente della vita reale, che questa storia avviene. Prego. Grazie. Ieri, durante l'inaugurazione, prima della proiezione del film, lei ha accennato che, se ricordo bene, 20 anni fa lei ha parlato molto con Fabrice Luchini di Emma Bovary, proprio del romanzo. Volevo sapere quanto di apporto ha dato proprio Fabrice Luchini anche in fase di ideazione del suo personaggio, in che cosa vi siete incontrati, se c'erano invece delle idee che non erano proprio come dire, d'accordo. Juste la deuxième partie, la première. Fabrice Luchini a donné sa contribution à la création du personnage. Est-ce que vous avez parlé de ça? Il a contribué au film dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a eu des choses avec qui il n'était pas d'accord? Alors en fait, quand j'ai lu le roman graphique de Posy Simon, j'ai vraiment tout de suite eu l'image de Fabrice qui s'est superposée au graphisme de Posy Simon, qui n'avait rien à voir physiquement. Physiquement, le dessin de Martin Joubert n'a rien à voir avec Fabrice Luchini. Mais j'ai pensé vraiment que ce serait l'acteur français le plus profond pour l'incarnation de cet homme qui est amoureux fou de la littérature et qui rêve sa vie. Donc, Fabrice est un acteur obéissant. C'est-à-dire, quand il dit oui, il ne dit pas oui souvent. Mais quand il dit oui à un film, c'est qu'il pense qu'il peut être vraiment le personnage du film. Et donc, il a bien sûr fait des propositions parfois sur une réplique, sur une phrase, sur une improvisation. Mais en fait, il n'a pas essayé de changer le scénario. Non, je crois qu'il aimait ce personnage, quoi. Quando io ho letto per la prima volta il graphic novel di Posy Simon, ho immediatamente sovrapposto l'immagine di Fabrice Luchini al personaggio di Martin Joubert, ma nel disegno questo personaggio è completamente diverso da Fabrice Luchini, solo che è lui l'attore francese più giusto e più in grado di incarnare questo amore così profondo per la letteratura. Fabrice Luchini è un attore estremamente obbediente. Quando accetta di interpretare un ruolo, cosa che non avviene molto spesso, sa di poter incarnare questo personaggio. E dunque, certo, può proporre di variare una battuta, una frase, o può proporre un'improvvisazione, ma non cerca mai di intervenire, di modificare una sceneggiatura, perché è di quella sceneggiatura che di fatto si è innamorato, del personaggio tratteggiato in quella sceneggiatura. Prego. Buongiorno. Volevo sapere se... Si sente. Si sente. Se sono una coincidenza che nei suoi due ultimi film le donne che inquadra preferiscono gli uomini più giovani. Non le chiamo toy boy, però... The Perfect Mothers. Yeah. Two Mothers. Two Mothers. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une coïncidence? C'est une coïncidence que dans nos deux derniers films, les femmes préfèrent des hommes plus jeunes. C'est sûrement une coïncidence, à votre avis. Sicuramente una coïncidence, secondo lei, rifletta. But you know, Doris Lessing novel was, it was like that, the story of the novel. And in Gemma Bovary, also in the graphic novel, it was the proposition was like that, and I like this idea. Nel romanzo di fatto era così, e anche nel graphic novel in Gemma Bovary era questa la proposta, e l'idea mi è piaciuta. Et la prochaine fois, je penserai à un vieux. La prossima volta penserò a un personaggio più anziano. Bene. Aspetta, c'è un signore laggiù. Salve. C'est vous? Oui. Ah, ne me mettez pas dans une situation. Allora, io ho una domanda. Prego. Ecco, mi viene da un collega più intelligente di me.
Nel film, nel finale del film, praticamente i tre uomini sono tutti responsabili della morte della donna, e quindi chiaramente è interessante capire un po' che rapporto c'è tra la sua visione della donna e dell'uomo, cioè la donna, la Bovary, vittima di tutti gli uomini che in qualche modo l'hanno amata, è qualcosa che ha un significato per lei? Se ci vuol dire qualcosa su questo, grazie. J'ai compris. Je pense pas que les hommes tuent les femmes, hein. Ça n'est pas ma vision philosophique de l'existence. Il se trouve que dans l'alchimie assez incroyable entre la prédiction que redoute le personnage de Martin Joubert, qu'il redoute et qu'il espère à la fois, c'est ça l'ambiguïté du personnage, parce que le personnage de roman, comme vous savez, s'est suicidé dans des conditions atroces, Madame Bovary. Et donc on se doute bien qu'il va y avoir une coïncidence. Mais le fait que ce soit aussi partagé entre ces trois hommes et que ce soit une fatalité de l'absurde, c'est vraiment le pain, plus le fait qu'un autre homme pense que l'homme qui est en train de la sauver est en train de la, je ne vais pas dire le mot prosaïque, mais de faire des choses avec elle physique. Et ensuite le mari. Donc c'est un engrenage qui a de la dérision et ça n'est pas quelque chose, disons, qui veut dire que les hommes tuent les femmes. Ça serait aberrant de penser ça. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose de cruel, voilà, sur l'ironie du sort. Ma in realtà io non penso affatto che gli uomini uccidano le donne, è una sorta, alla fine è una sorta di alchimia tra la predizione che il personaggio, il fornaio Martin Joubert, teme da un lato, ma in qualche modo spera anche, sapete tutti che nel romanzo di Flaubert Madame Bovary si suicida in modo atroce, e di fatto questa donna divisa fra tre uomini è vittima di una fatalità veramente assurda, che è la combinazione di questi tre elementi, cioè di questo briciola di pane, di questo pezzo di pane che la soffoca, dell'uomo che sta cercando di salvarla, fermato invece dal marito che pensa che lei con quest'uomo stia, non voglio usare parole prosaiche, stia avendo un rapporto fisico, e quindi è di fatto una serie di accadimenti che portano a questa fatalità. Non c'è nulla di aberrante, è semplicemente la crudeltà del destino, della sorte. Altri? Prego. Bonjour. Volevo chiederle, nel film si respira quasi un'aria sensoriale, un film che dà ogni tanto profumi, dai fiori, il pane, è un film genuino, ecco, secondo me. Volevo capire. Genuino. Naturel, sensuel. Sì. E volevo sapere a livello, oltre che narrativo, anche tecnico, come si fa a raggiungere un livello così di sensorialità in un film, ecco, perché è bello in un periodo in cui vanno molto film algidi, è bello vedere che ci sia un po' di respirare profumo del pane in un film, ecco. È molto importante respirare il profumo del pane per questo film, è molto importante stare una sensualità a travers les yeux de Martin qui en fait de la projection. C'est un érotisme projeté. Donc c'était important de filmer l'actrice à travers les yeux de Martin, de voir qu'un geste, qu'un mouvement, que le dos, que quand elle enlève le pull, par exemple, quand elle apprend à faire le pain, c'était très décidé, ça. J'avais vraiment décidé qu'on doit sentir la campagne française comme quelque chose qui dégage de la... comme vous dites, des bonnes odeurs, de la verdure. Parce que comme la fin est cruelle et que la sensualité n'est pas directe, elle est finalement, l'érotisme non consommé est souvent plus suggestif que le sexe directement.
è una sensualità che viene sperimentata attraverso gli occhi di questo fornaio, che di fatto proietta, le sue sono delle proiezioni erotiche, e dunque era importante che filmare questa donna venisse attraverso gli occhi di Martin. Quindi questi movimenti che lei fa quando lui le insegna a impastare il pane, è stata una scelta molto precisa che io ho fatto, in modo da arrivare a sollecitare i sensi e a suggerire non soltanto il profumo del pane, ma anche i profumi della campagna francese, i profumi del verde, la sensazione proprio fisica, in modo tale da contrastare la fine crudele del film con un erotismo che di fatto è soltanto, non è agito, è semplicemente immaginato, ma come tale è altrettanto forte. Il personaggio che guarda le cose e che poi ad un certo punto interviene è quello del fornaio, del panettiere di Amalric, di Lucchini. Le personnage qui regarde les choses, c'est Lucchini. Oui, c'est lui. E il Di dice ad un certo punto: il ne se passe rien, mais en même temps on s'intéresse. That's it, Madame Bovary, she says that. Yeah. Yes. E la cosa interessante del film è che invece di cose ne succedono molte, fino a quel finale catastrofico, e poi ad un altro finale in cui si entra in un altro libro. Anna Karenina. Commedia, yeah. Oui. Questo rapporto tra il niente che dovrebbe esserci nel film e invece le tante cose che succedono è un'altra cosa a cui lei teneva? Donc que la phrase. C'est quelque chose que vous avez choisi, c'est le rapport entre le néant qui est ce qui est arrivé, mais il y a beaucoup de choses que au contraire arrivent dans le film. Ce qui m'intéressait, c'est que Gemma Bovary qui découvre ce que c'est que Gemma. Que Emma Bovary, donc qui découvre la lecture, au fond disent quelque chose d'assez intelligent sur le fait qu'au fond il ne se passe rien, c'est pas un livre d'action, c'est pas un livre où il y a des... mais c'est l'intériorité d'un personnage féminin qui a été décrit par un auteur évidemment de génie, et donc au fond de son point de vue à elle, elle comprend qu'il ne se passe rien, mais que ça parle de quelque chose de fondamental. Alors ça c'est une réplique de Gemma. Et par contre, bon, dans l'histoire, c'est autre chose. L'histoire, ce n'est pas l'histoire de Madame Bovary. Ce n'est pas une adaptation du tout de Madame Bovary. C'est un jeu ludique, un effet de miroir avec le roman. Mais comme je le répète souvent, beaucoup de gens qui n'ont pas vu, jamais lu Madame Bovary ne sont pas perdus dans le film, parce que c'est toute activité, toute projection artistique, toute création d'un personnage est finalement commune à beaucoup de... démarche artistique et de démarche immaginaire. Questa frase è una citazione diretta di Madame Bovary è perché Gemma Bovary scopre il personaggio di Emma Bovary nel momento in cui il fornaio le fa scoprire la letteratura, e lei si rende conto che in questo romanzo nulla accade, ma è descritta profondamente l'interiorità di una donna da un autore geniale, e quindi coglie che dietro a questo nulla si parla di qualcosa di fondamentale. Ma naturalmente il film è altro, il film è completamente diverso dal romanzo, non ha nulla dal romanzo di Flaubert, è semplicemente la reazione di Gemma, è un gioco di specchi con il romanzo di Flaubert, e non chiunque vada a vedere il film e non abbia letto Madame Bovary non si sente perduto, perché qui è una creazione di una serie di personaggi e di eventi che attengono a qualunque tipo di percorso artistico uno faccia in varie forme, che siano il cinema, la letteratura o altro. Il film è anche molto divertente. I hope. No, sicuramente divertente. Oh, sicuramente. Sì. Okay. Ci teneva a questo lato. It has to be comic also, with underneath something cruel, but it was important that it was funny and
Yes, original in the way, which is funny. I hope, I don't know if here in Italy somebody laugh. Per me era fondamentale che fosse comico sotto degli elementi di crudeltà, era veramente importante che facesse ridere in modo originale. Voi vi siete divertiti, avete riso alla proiezione? Yes. Altre domande? Pensa di restare nell'ambito di questo immaginario letterario per i prossimi film o cambia? Prossimo film cambio perché je suis en Pologne en 1946 dans un couvent de bonnes sœurs où 7 bonnes sœurs sont enceintes. C'est un fait réel. Il change. Prossimo film cambio, perché il prossimo film sarà in Polonia, ambientato nel 1946, in un convento di monache dove 7 suore sono incinte e si basa su un fatto realmente accaduto. But elles sont violées, elles ont été violées par l'armée russe. Ma sono vittime di stupro dei soldati dell'esercito dell'armata russa. Non so se sarà una commedia, non penso. Quindi dubito che sarà una commedia. Voilà. Lei ha conosciuto personalmente, ha lavorato con la disegnatrice del romanzo a fumetti della graphic novel? Oui, je l'ai rencontrée, bien sûr. Elle a participé au dialogue anglais. Et elle est restée, oui, proche de moi. On s'est très bien entendu. C'est une femme étonnante, hein, qui est très célèbre en Angleterre, qui écrit tous les jours dans The Guardian, qui est le journal le plus intellectuel anglais, et qui est une femme vraiment extrêmement brillante dans ses dessins, dans les textes. C'est une femme que j'admire beaucoup, oui. Et Gemma Arterton l'a scelta parce qu'elle l'avait vista in Tamara Drury? Alors, Gemma Arterton, mais c'est vrai, on n'a pas traduit, c'est pas grave? Oui, non, mais j'y vais. Ah bon, pardon, oui. L'ho incontrata e ha collaborato ai dialoghi inglesi, siamo andate subito molto d'accordo, è una donna straordinaria, molto conosciuta in Gran Bretagna, ha un contributo quotidiano sul Guardian, che è il quotidiano tra i più noti, è veramente una donna estremamente arguta sia nei suoi disegni sia nei testi. Gemma Arterton. Gemma Arterton. Bah, Gemma Arterton, vous l'avez vu dans le film, c'est difficile de résister à son charisme. Donc quand je l'ai rencontrée à Londres, après avoir rencontré beaucoup d'actrices avant elle, j'ai pas hésité plus d'une minute. Elle m'a dit bonjour Anne, elle a retiré son chapeau, elle a retiré son cache-col. Et bon, pour moi, elle était Gemma Bovary. Beh, l'avete vista nel film, è assolutamente difficile resistere al suo carisma, l'ho incontrata a Londra dopo aver visto molte altre attrici e mi è bastato un minuto, mi è bastato che lei mi dicesse buongiorno Anne e vederla togliersi il cappello e la sciarpa per capire che Gemma Bovary era lei. Un'ultima domanda tra di voi. Una cosa sull'uso del colore nel film, perché oltre ai sapori c'è anche un colore molto vivace, splendido. Parce que en fait j'ai choisi de filmer la Normandie en septembre avec des lumières très étudiées pour qu'il y ait quelque chose de très doux, toujours dans l'idée de la sensualité, dans l'idée du fait que les Anglais viennent en Normandie aussi pour trouver une sorte de paradis, qu'ils pensent que c'est un paradis. Et donc effectivement le travail de la lumière est très recherché, on tournait à des heures très spécifiques, très très particulières de la journée, jamais quand le soleil est trop fort.
perché la scelta è stata quella di girare in Normandia in settembre, e il lavoro sulle luci è stato estremamente accurato in modo da avere questa dolcezza e questa sensualità anche nelle luci e nel paesaggio. Gli inglesi scelgono la Normandia proprio per questa luce così particolare, e io ho lavorato scegliendo in modo specifico di girare soltanto in alcune ore del giorno, non quando il sole era picco, era più intenso. Bene. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.